Buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta settimanale sul DAX. Oggi è sabato 6 febbraio, ho già terminato quelle su Standard & Poor's 500 e su MIB e adesso mi accingo a fare la stessa identica cosa qui. E faccio un riassunto di quello che mi aspetto, perlomeno appunto fino a... anzi, da metà febbraio fino a marzo, inizio di marzo. Che cosa mi aspetto? Sostanzialmente salita, ok? Aggiornamento dei massimi, come c'è già stato, alternato da piccole discese, ma superamento appunto dei massimi che abbiamo già superato, non solo qui, ma anche ritornando vicino a questo massimo assoluto dell'8 di gennaio. Anche questo verrà superato. Questo perché? Perché, come già detto in passato, nelle altre analisi, come vi dicevo, abbiamo avuto un annuale inverso che è arrivato a fare un primo semestrale qua da 136 barre, un secondo semestrale qua già completamente vincolato a rialzo per l'indice e ribasso invece per quanto riguarda l'inverso. E questo ha già superato anche la durata, in questo caso minima, che si poteva andare a fare con questo genere di cicli. Quindi possiamo cancellare qui 48 più 48 uguale a 96 e siamo già arrivati a valutare una durata media che soltanto sul secondo semestrale, iniziato da qua, è però arrivato fino a venerdì, conta 108 barre, eccole qua, su in media 128, quindi mancherebbero teoricamente 20 giorni di borsa aperta per raggiungere una durata media dell'annuale inverso. Essendo già vincolato a ribasso l'inverso, ovvero rialzo l'indice, noi potremmo appunto per ancora 20 giorni lavorativi andare quindi ad arrivare fino ai primi giorni di marzo con aggiornamento dei massimi, questo per una durata media. Se scendiamo e andiamo a controllare i sottocicli, appunto, il semestrale l'abbiamo visto, adesso vediamo i mensili di cui è composto. Un mensile inverso, due mensili inversi, qui stiamo facendo il terzo mensile inverso, che potrebbe essere il terzo di quattro. Peraltro. Quindi io parlo di durate minime di salita, almeno fino ormai a marzo, sostanzialmente a inizio marzo, perché qui siamo arrivati sull'ultimo T più 2 inverso, ovvero mensile inverso, a 21 giornate, su minimo 24, in media 32, al massimo 43. Quindi 3 giorni potrebbe farli di rialzo, arrivare a 10 giorni di indice e poi chiudere con una discesa. Piuttosto che, dato che il sottociclo è stato fatto a 6, a 9 più 6 più per ora 6, potrebbe anche eventualmente dire io qui ho fatto il top, ora scendo. È difficile, è più probabile forse che si salga lunedì, anche se abbiamo già una divergenza ribassista in essere. Il discorso è che hanno fatto delle belle finte, come dicevo, come su tutti gli altri indici, ovvero dopo aver fatto un ciclo canonico inverso, parto dal massimo, scendo e vado all'altro massimo, primo di 9 giorni. Da questo massimo, di questa candela, al massimo sappiamo che un ciclo dura 11 giorni. E noi siamo a 11 più 1. Bisognerà vedere se apparterrà appunto ancora a questo eventuale ciclo, se ha fatto cosa impossibile, oppure se ha fatto un 6 più 6, che può diventare 7, 8, 9, 10, massimo 11. Peraltro abbiamo visto che le spinte sono molto forti, quindi prima di fare anche piccoli ritracciamenti, ce ne va un po' di tempo. Abbiamo avuto peraltro un ciclo già bizzarro dall'inizio, perché abbiamo avuto partenza fortissima da questo minimo, salita. Il giorno dopo abbiamo aperto con quasi a rami, sostanzialmente, con una candela che ci ha quasi riportato sui minimi. Successivamente, se
siamo ritornati piano piano a salire, a superare il massimo di questa candela verde, quindi una roba veramente, ok, complessa. Come sul MIB abbiamo avuto un altro ciclo estremamente bizzarro, perché da questo minimo a questo minimo non sono passate 24 barre, ma soltanto 23 qualche cosa, anche questo segnalato con secondo mensile da 23 barre. Non ricordo di averne visto uno in passato, per cui davvero mi ha lasciato molto perplesso questa cosa, ma ne devo assolutamente tenere conto perché la ciclica evoluta, l'analisi ciclica evoluta, si chiama così perché evolve adattandosi al mercato. Quindi quando servono qualche cosa di nuovo lo faccio notare e poi lo inglobiamo nella strategia. Da lì è partito con molta probabilità non soltanto un tema, avendo già 7 giorni, perlomeno un TP2 mensile, che sarebbe 1, 2, terzo TP2. E se continuerà ad andare su, sarà ovviamente, dato che questo è un T più 3, un trimestrale composto da due mensili, questo sarà il secondo T più 3 che continuerà a spingere verso l'alto, aggiornamento di massime, come dicevamo, prima di andare a chiudere sul secondo teoricamente T più 2 mensile che avrà, con un ribasso almeno di un mensile sempre per chiudere il nostro ciclo annuale. Perché prima chiuderà l'inverso, che ha 244 giorni rispetto al nostro indice che ha 224 giorni, che è più indietro, quindi prima si chiuderà con un massimo, probabilmente come dicevamo verso fine febbraio, inizio marzo, bisogna stare attenti a vedere se continueremo ad aggiornare i massimi, successivamente inizieremo a scendere per chiudere l'annuale e quindi dopo ci potrà essere un ribasso, anche eventualmente sostenuto come abbiamo visto in alcune giornate in precedenza. Questa analisi è identica a quella che trovate all'inizio di gennaio, ovvero segnalavo sempre che bisognava iniziare a fare attenzione da metà febbraio per il fatto che potevamo avere un tre tempi, ma in realtà l'aspettativa era già di avere un aggiornamento dei massimi fino a orientativamente inizio marzo. È cambiata? No. Stiamo continuando ad aggiornare i massimi? Sì. Per cui se avete bisogno di informazioni, contattatemi tranquillamente, mi trovate dappertutto, basta andare su Google e cercare analisi ciclica evoluta. Se avete voglia di imparare una tecnica statistico-matematica che dà i suoi frutti e le analisi rimangono registrate così come sono, non vengono modificate appunto mai, potete andare a verificare quelle appunto di inizio gennaio, ecco, sono a disposizione. Vi ringrazio e vi auguro una splendida domenica, uno splendido fine settimana e tante riflessioni. Arrivederci.